j yeah. Pace a te anche oggi siamo insieme e grazie, grazie, grazie siano rese al Signore. Veramente dobbiamo col cuore ringraziare Dio per queste belle occasioni che ci dà di nutrirci della sua parola, però insieme a questo dobbiamo sapere che noi che abbiamo la conoscenza del Signore dobbiamo prodigarci per far sapere agli altri che Gesù Cristo è il grande Signore dei Signori. Abbiamo un nuovo prodotto, come ti ho fatto vedere l'altro ieri, e sono il Vangelo di Giovanni, sempre con 65 pagine. Versione tascabile, il parlato di Gesù è scritto in rosso. Sono pacchi da 200 e costa compreso di trasporto 40 euro oppure 500 solo 100 euro. Bellissimo, è una bellissima occasione. Costa ognuno di questi 20 centesimi, proprio per dare la possibilità ad ognuno di poter testimoniare del Signore. Quando ci troviamo con una persona, glielo possiamo dare, lo tiriamo fuori e gli diciamo, ti posso regalare una porzione della parola di Dio. Ci sono dei buoni consigli oltre a... c'è una prefazione meravigliosa che parla di tutto il Vangelo. E poi ci sono degli aiuti dietro, 7, 8, 10 pagine, sì, 12 pagine, che aiutano a comprendere le cose belle che ci sono per accettare Gesù. C'è crescere nella fede, coltivare la devozione dinamica, perseguire la santità, il cammino della fede. Vivere la vita di Cristo in te, linee e guide per la crescita dello Spirito, sono tutte note al Vangelo di Giovanni. La nuova nascita, tutte spiegazioni che aiutano a chi comincia a fare i primi passi verso la parola di Dio, ma sono di aiuto anche ai credenti perché sono spiegazioni che facilmente possiamo dare. Noi abbiamo fatto questo format proprio per cercare di raggiungere più persone possibili ad un basso costo. È scritto bene, è normale, però è bellissimo perché è tascabile: lo puoi portare a differenza dell'altro che costa il doppio. Questo, tutto ciò che è in questo. Adesso si trova in questo. La sola differenza è che questo è per gli anziani perché è scritto grande e questo è per le persone normali come me, che sono giovane. Va bene? Perciò costano pochissimo: 20 centesimi l'uno, il pacco è da 200, costa 40 euro. Da 500, costa 100 euro. Usali in questo periodo estivo, mentre vai in vacanza. È poco ingombrante e fatti amici con la parola di Dio. Questo possiamo fare la stessa cosa: li possiamo ordinare se tu non puoi distribuirli. Li puoi ordinare per la tenda di Cristo e la risposta, che noi, il valore che tu metti, per quello che puoi, trasferiamo anche questi per la tenda di Cristo. E la risposta, forse non la conosci, ma la regia te la può far vedere. Hanno tre o quattro tende che tutti i giorni seminano la parola di Dio. Vogliamo collaborare per l'evangelizzazione del nostro paese, della nostra Italia, non ci fermiamo perché è tempo di risveglio. Ebbene, se vogliamo vedere un grande raccolto, sorella, fratello, il principio è sempre lo stesso. Più seminiamo, più raccogliamo. Questi sono principi stabiliti da Dio. Dobbiamo stare attenti che parliamo di risveglio e non ci consacriamo. Parliamo di semina e non seminiamo. Se noi non ci consacriamo uno, non succede niente, non cambia niente nella nostra vita. Se non seminiamo, non raccogliamo. Dobbiamo essere saggi perché Dio ci ha fatti intelligenti. Se vuoi un buon raccolto, devi seminare di più. E coltivare quello che semini attenzione sempre perciò fai la tua parte per l'evangelizzazione della nostra nazione perché se seminiamo avremo un grande raccolto di anime che conoscono il Signore il tempo è buono le condizioni ci sono noi dobbiamo fare la nostra parte sempre Dio ci rende partecipi dei suoi progetti e quando noi ci muoviamo insieme con lui, con ciò che piace a lui, vedremo sempre dei risultati meravigliosi, ma soprattutto Dio sarà contento di noi. Bene, ora passiamo a quello che oggi il Signore ha messo da dover condividere. Benissimo. Preghiamo insieme il Signore che guidi la sua parola ai nostri cuori. Preghiamo, Signore, veniamo a te insieme con il fratello, con la sorella, così come siamo, ed invochiamo la presenza e l'unzione dello Spirito Santo sopra di noi, su tutta l'assemblea, sul messaggio che dovunque arriva possa portare il soffio tuo divino e portare la tua divina presenza con la tua onnipotenza che produca segni prodigi e miracoli per confermare la tua parola così come è scritto Signore ti ringraziamo per questa occasione che ci dai e per la possibilità che ci dai di poterti servire proprio in un tempo come questo dove le condizioni sono favorevoli e noi ti vogliamo dire grazie, grazie, grazie. Leggiamo insieme in primo Samuele 9,2. 2. Gloria sia resa a Dio. Aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello, tra i figli di Israele non ce n'era uno più bello di lui. Era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su. Saul, giovane e bello, non c'era un altro come lui. Guardiamo un altro Saulo. <ride> Guardiamo Saulo da Tarso. Hanno lo stesso nome. Sono della stessa tribù. Ma questo non è bello come Saul. Signore, aiutaci questa mattina. Leggiamo insieme in secondo Corinzi 10,10 10. cosa si dice di Saul. Saulo, Paolo. Qualcuno dice infatti: le sue lettere sono severe e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola è cosa da nulla. La sua presenza mancava del fisico del ruolo. Di fronte agli oratori, la sua parola sembrava un ciarlatano. Leggiamo in Atti 17, 18, e anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con Saulo. Alcuni dicevano che cosa dice questo ciarlatano? E altri Egli sembra essere un, pred un predicatore di divinità straniere perché annunciava Gesù e la risurrezione. Saulo, in mezzo a questi filosofi, sembrava un filosofo dilettante. <ride> Se mettiamo insieme questi due Saul. Uno è un'opera della carne e un altro è un prodotto dello spirito. Gloria sia resa a Dio. Dio dice a Samuele nel capitolo 16 verso 7, primo Samuele 16, 7, ci dà una visione chiara di come vede Dio e come vediamo noi. L'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore, ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non va da ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo, l'uomo guarda l'apparenza. Ma il Signore guarda al cuore. In primo Samuele 9:2, rileggiamolo un'altra volta, così questo confronto ci aiuta a comprendere con equilibrio. Avevo un figlio di nome Saul, giovane e bello. Tra i figli di Israele non ce n'era uno più bello di lui, era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. E Paolo è un'opera dello Spirito. Noi possiamo essere attratti da una parte o dall'altra, possiamo essere trasportati per una cosa o per l'altra. Signore aiutaci ad essere rinnovati. In Atti capitolo 9 verso 7 era successo qualcosa. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero fermi, senza parole, perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. non sapevano, qui è sulla strada di Damasco, mentre con gli indirizzi in mano andava a cercare i credenti per imprigionarli, quelli che camminavano con lui sentirono una voce ma non sapevano nulla, mentre Paolo, oltre a sentire la voce, vide Gesù, bellissimo questo, Signore grazie. Non sapevano, ma Paolo aveva incontrato Cristo. Leggiamo nel verso 8, Signore grazie. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. E quelli conducendolo per mano lo portarono a Damasco. Il campione dei persecutori è portato come un cieco per la mano. Signore grazie, cosa fai tu? La gloria di Gesù. Era più forte della luce quando si usa una saldatrice, ma c'era stata veramente una saldatrice divina. Aveva saldato il cuore di Cristo al cuore di Paolo, un legame così forte che lui dice dopo. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Che saldatrice forte. Non è una saldatrice di mano d'uomo, è una saldatrice di mano divina, che fuse il cuore di Cristo al cuore di Paolo il cuore di Paolo al cuore di Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Alleluia. L'esterno ha un valore relativo, l'interno ha un valore eterno. Signore grazie. Aveva legato la vita di Cristo alla, alla vita di Saul era andato a cercare, Saul, quello grande, era andato a cercare le asine. In primo Samuele 9,3, guardiamo insieme, le asine di Chis, padre di Saul, si erano smarrite e Chis, il padre, disse a suo figlio Saul, prendi con te uno dei servi, e va in cerca delle asine. In questo passo, fino al verso 27, c'è l'uomo che cerca la salvezza per mezzo delle opere, che vuole pagare, vuole compensare vuole mettercela tutta. C'è il messaggio della nostra salvezza, ma sul cammino di Saul c'era un uomo di Dio. Per noi, nella nuova dispensazione della grazia, ci sono uomini di Dio, ma soprattutto c'è Cristo che è sempre presente dove siamo noi. Guardiamo nel verso 6 questo incontro. Il servo gli disse, il servo di Saul, ecco in questa città c'è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore. Tutto quello che dice succede sicuramente. Andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire. Saul era proprio all'oscuro di questo uomo di Dio. Non sapeva nulla. Il servo gli dovette dire chi era. Leggila questa storia. Noi siamo chiamati a dire alle persone che ci circondano, chi è Gesù? Siamo chiamati a questo. Non ci dobbiamo fermare perché noi pensiamo che loro sanno già. Ma la maggioranza delle persone religiose di Cristo sanno troppo poco. Perché? Perché non hanno avuto un incontro con Lui. Noi siamo responsabili. Quando dicevo prima cerchiamo di seminare il Vangelo, un piccolo libricino come questo può portare anime a Cristo che noi non immaginiamo neppure. Non soltanto dobbiamo parlare, ma dobbiamo lasciare nelle mani delle persone qualcosa che possa saperne di più, perché Cristo segue la sua parola. E quando il cuore leggendo si apre, Cristo opera. Alleluia. Leggiamo il verso 7. Saul disse al suo servo, ma se vi andiamo che porteremo a quell'uomo? Poiché non ci sono più provviste nei nostri sacchi e non abbiamo nessun regalo da offrire all'uomo di Dio che abbiamo con noi, come quelli che vogliono comprare la salvezza, ma più che voler comprare la salvezza, noi dobbiamo cercare il Signore. Samuele non aveva bisogno di niente, perché il Signore già gli aveva parlato di uno che doveva arrivare da lui. Lui era pronto ad offrire, non a ricevere. Così è il Signore Gesù per noi. Leggiamo il verso 11. Mentre percorrevano la salita che conduce alla città, trovarono delle ragazze che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro, e qui il vecchente... Quando lo cerchiamo il Signore si può servire anche di semplici credenti. Basta che noi siamo interessati. Se vuoi sapere di più di Gesù, amica, amico, quando vedi un credente, una credente, avvicinati, avvicinati e digli parlami di Gesù, che esperienze hai fatto? perché questo servo stava dicendo a Saul che cosa faceva Samuele, noi possiamo dire che faceva, che fa Gesù, leggiamo il verso 6, il servo stava dicendo, in questa città c'è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore, tutto quello che dice succede sicuramente. Andiamoci, forse ci indicherà le asine dove sono la via che dobbiamo seguire. Certo, Gesù ci vuole indicare la via da seguire. La via è proprio Lui. Giovanni 14,6, leggiamolo insieme. Quando noi andiamo al Signore, Ge Gesù dice io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Oggi nel mondo ci sono tanti credenti che, che dobbiamo testimoniare tanti che hanno bisogno di chiedere, parlami di Gesù, dobbiamo cercare di conciliare queste due cose insieme. Quando lo cerchiamo il Signore si può servire anche di semplici credenti. In questo caso leggiamo nel verso 11, il Signore ci parla in un modo semplice. Mentre percorrevano la salita che conduce alla città, trovarono delle ragazze che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro, e qui il veggente, leggiamo nel verso 12, alleluia, gloria al Signore. E quelle risposero, sì, c'è, è là dove sei diretto, ma va presto, poiché è venuto, è venuto oggi in città dato che oggi il popolo fa un sacrificio sull'alto luogo chi è salvato sa che il sacrificio di Cristo è sempre valido perché Gesù è stato innalzato sul monte Golgota come lui aveva detto in Giovanni 3,14: Dice: Come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato sull'alto monte del Calvario. In primo Samuele 9,12 dice: Oggi c'è. Eh? Risposero: Sì, c'è laddove sei diretto, ma va presto. Noi dobbiamo incoraggiare le persone che Cristo è sempre all'opera e vuole salvare. Non è come Samuele che un giorno c'è e un giorno non c'è. Cristo c'è sempre oggi, l'oggi di Dio è sempre il momento opportuno mentre ascoltiamo la sua parola, mentre siamo in vita, mentre abbiamo l'occasione. Non dobbiamo tralasciare, se oggi odi la sua voce, non indurire il tuo cuore. In Ebrei 3:7 dice così, leggiamolo. Signore, tu sei grande, la salvezza è sempre a portata di mano, siamo noi che dobbiamo indicare e siamo noi che dobbiamo cercare. Chi cerca trova, chi bussa, chi bussa sarà aperto. Leggiamo il verso 12. Oggi è il giorno della salvezza. Primo Samuele 9,12. A Dio sia la gloria. Quelle risposero: sì, c'è, e là dove sei diretto, ma va presto, vieni presto a Gesù. Corri perché la salvezza oggi è più vicina di quanto noi possiamo pensare. Oggi è il giorno della salvezza e Lui è la via. Non dobbiamo cercare un'altra via. Lo abbiamo già letto, rileggiamolo in Giovanni 14,6. Lui è dove sei tu? Lui è la via. Noi dobbiamo, come indicatori, noi credenti, Dobbiamo indicare Gesù. E tu che non conosci Gesù? Chiede ai credenti: "Parlami di Gesù, che esperienza hai fatto?". Il servo di Saul aveva fatto un'esperienza che ciò che dice Samuele accadrà. Perciò c'era la necessità di cercare le asine e si dirigevano verso Samuele. Oggi se tu hai dei bisogni ti devi dirigere verso Gesù perché lui sa, lui ha la risposta per te. Rivolgiti a lui col cuore. Salite, saliamo, alziamo il capo. Queste ragazze credenti, queste ragazze che andavano a prendere l'acqua, davano indicazioni precise. Salite, bella figura, salite verso il Calvario, salite verso il Monte Golgota, salite perché là il sacrificio è stato offerto. Perché noi non dobbiamo offrire sacrifici del nuovo patto, il sacrificio è Cristo. Guardiamo in primo Samuele 9,13: Quando sarete entrati in città, lo troverete di certo, prima che egli salga all'alto luogo a mangiare, e il popolo non mangerà prima che egli sia giunto perché è lui che deve benedire il sacrificio, dopo che i convitati mangeranno, dopo di che i convitati mangeranno. Salite dunque, perché proprio ora lo troverete. Che bel incoraggiamento. Per te che, che per te che cerchi Cristo, sali, muoviti lo trovi, tutta la Bibbia è permeata che quando lo cerchiamo egli si fa trovare, ma soprattutto dobbiamo tener conto che egli è colui che benedice il sacrificio, lui ci nutre attraverso il suo proprio corpo, attraverso il suo proprio sangue. E ci dà le risposte che abbiamo bisogno. Continua, continua, non ti fermare. Rileggiamo questo verso. Signore, grazie. Quando sarete entrati in città, lo troverete di certo. Prima che gli salga all'altro luogo a mangiare. Il popolo non mangerà prima che lui benedice il sacrificio. Signore, grazie. Salite dunque, perché proprio ora lo troverete. Sai, se tu ti rivolgi al Signore in questo momento, lo trovi proprio adesso. Saul aveva perso le asine e aveva bisogno di uno che gli doveva dare, dire dove erano, infatti dopo glielo disse dove erano, ma il valore delle asine svanì quando incontrò quest'uomo, perché Dio aveva parlato a Samuele che c'era uno che doveva venire, la scusa era delle asine, ma doveva essere il re che il popolo aveva chiesto. Dio dietro le quinte lavora per conto nostro. Dio sta lavorando dietro le quinte per te oggi. Perciò ti manda questo messaggio. Leggiamo il verso 14. Signore grazie. Ed essi salirono verso la città. E appena vi furono entrati, ecco Samuele che usciva verso di loro per salire all'alto luogo. Oh, gloria al Signore! Hai visto gli incontri divini come sono? Saul e il suo servo. Saul non conosceva Samuele. Ma Samuele si incontrava con lui, tanto che non lo conosceva. Che Saul disse: Noi cerchiamo un certo Samuele. E Samuele dice: Sono io. Così quando hai l'incontro con il Signore, <ride> tutti quei posti non ci sono più, il Calvario sì. È lì sul Monte Golgota che il Signore ti cambia e ti mostra il nuovo progetto che ha per te. Fu lì che Samuele cominciò a presentare il nuovo progetto a Saul. Lui era andato per le asine, ma il Signore aveva un altro progetto. Quante persone sono venute nelle nostre chiese negli anni passati, in tempi di risveglio, che non sapevano dove trovare la risposta al loro malato, alle loro necessità. E venivano nelle chiese per chiedere al Signore che avessimo pregato per loro. E non solo trovavano la risposta, ma incontravano il Signore. Mi viene in mente qualcosa, l'ho detto più di una cosa. Più di una volta la sua c'era di mia sorella che aveva una figlia malata. Gli dissero: L'unica cosa, devi andare in chiesa, nella chiesa pentecostale di Avellino era. Andò per portare la figlia e il Signore salvò lei. Quando mi raccontava la testimonianza, non la posso dimenticare perché era una donna semplice, mi diceva: Fratello, io quando sono uscito fuori da quella chiesa, lungo la strada, volevo dire alle persone che incontravo, non, non mi interessava più di mia figlia, non sentivo più il peso, ma volevo dire alle persone, io questa sera ho incontrato la verità, ho incontrato Gesù, che poi subito dopo il marito cominciò ad opporsi di non farla andare. Lei, per ricevere qualche parola, mandava il figlio maggiore. Vai, vai in chiesa. Perché poi si nutriva di quando tornava il figlio e gli raccontava il pastore su che cosa aveva predicato. Questa è fame di Dio. Quando noi abbiamo fame, il Signore sempre risponde: Hai fame di Dio questa mattina? Leggiamo il verso 15. Oh che grande sei, Signore. Un giorno prima dell'arrivo di Saul, il Signore aveva avvertito Samuele e gli aveva detto, sai che Dio ha un grande progetto per te. Tu non lo sai, ma Dio lo sa, ma tu lasciati condurre, cercalo, cerca il Signore Gesù oggi, che lui cambia i tuoi progetti da pascolatore di asine, ti fa diventare re, è sacerdote, tu hai un, una chiamata speciale dal Signore. Sai oggi questo incontro, il Signore mi mette nel cuore di parlare a te direttamente perché il Signore vuole cambiare il tuo destino eterno, lui ti ha creato per uno scopo speciale e oggi ti si presenta in veste diversa ma ti vuole parlare perché vuole fare di te una persona speciale. Perché sei speciale ma non lo sai. Lui te lo vuole dimostrare. Il Signore ha un progetto per te, ma se non vai non lo sai. Gesù stesso è l'autore perché è il solo unto da Dio. A te non ti deve ungere Samuele. Noi l'unto di Dio è in mezzo a noi. E dove sei tu? In Luca 4, 18, quando Gesù è venuto è stato dichiarato come colui che è l'unto, lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi. Gloria al Signore. Erano passati trent'anni, venti anni, in Atti 10-38 la testimonianza è questa. Leggiamolo: Non è Samuele, vale a dire. La storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come Egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con Lui. Questo è l'annuncio anche per te oggi. Oggi non c'è Samuele, oggi c'è Cristo. Il Figlio di Dio che vuole operare e cambiare la tua vita, cambiare il tuo destino eterno, cambiare il sistema di vita che tu non riesci più a viverci dentro e stai ogni giorno peggio, passa dalla sua parte perché lui ti cerca e oggi ti chiama. Signore aiutaci. Il Signore si vuole servire di te perché ci sono tanti che devono essere liberati. Leggiamo nel verso 16 del capitolo 9. Domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lo ungerai come capo del mio popolo, Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei. Infatti io ho rivolto il mio sguardo verso il mio popolo perché il suo grido è giunto fino a me. Il suo, il Signore aspetta, aspetta la tua decisione. Qui non si parla di asine sviate, di asine perdute, ma di tante anime uomini e donne, che si svieno ogni giorno e il Signore si vuole servire di te per fare da indicatore di direzione, per fare da indicatrice di direzione verso il punto di riferimento giusto che è Gesù. In primo Timoteo 5,15 dice che le donne si sviavano, ma qui ci sono uomini e donne, infatti già alcuni si sono sviati per andare dietro a Satana e il Signore si vuole servire di te, non per cercare le asine, ma per cercare le anime che si sviano ogni giorno, vengono intrappolate da Satana e si allontanano da Dio, uomini o donne che siano e si vuole servire di te. E oggi sento proprio nel cuore che ti sta chiamando, sei tu che devi dare la risposta, Signore, grazie. Che hanno abbandonato l'impegno di servire Cristo, Dio ha scelto te come scelse Saul per alcuni compiti che tu puoi fare. Non ti vuole far fare quello che non puoi, ma con lui puoi fare molto di più. Leggiamo il verso 17. Quando Samuele vide Saul, come il Signore vede te in questo momento, il Signore gli disse, ora il Signore ti dice, ecco l'uomo di cui ti ho parlato. Egli è colui che governerà il mio popolo. Ecco la donna che io mi voglio servire. Il Signore si vuole servire di te perché davanti a Dio non c'è maschio e femmina. Egli ha un compito speciale per te. Che predisposizione hai dentro Saul? aveva una predisposizione particolare di seguire quest'uomo quando lo incontrò, perché il servo gli aveva detto quello che dice lui, quello accade. Leggiamo il verso 9 per capire perché era interessato Saul di seguire Samuele la prima volta che lo incontrò, perché il servo gli aveva parlato, noi dobbiamo dire cosa ha fatto il Signore per noi perché gli altri che hanno bisogno sanno che Gesù è la risposta, che Cristo è la risposta. Leggiamo il verso 9, cosa gli aveva detto? Diceva, venite, andiamo dal veggente. Infatti colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. Signore aiutaci. Il verso 17, leggiamolo insieme, del capitolo 9 sempre. Gloria si è resa a Dio. 9, 17. Quando Samuele vide Saul, il Signore gli disse, ecco l'uomo di cui ti ho parlato, egli è colui che governerà il mio popolo. Sai Saul non sapeva, si trovava lì per le, per le asine. Tu non lo sai perché ti trovi qui, di fronte a me, che ti parlo da parte di Dio. Il Signore, nel messaggio che tu ricevi adesso, ti sta scegliendo. non sei tu che scegli il Signore è il Signore che ha creato questa coincidenza particolare questo giorno perché lui dice in Giovanni 15,16 non sei tu che hai scelto di servire Lui tu devi soltanto dare la risposta vieni Signore Gesù voglio fare quello che tu vuoi ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga sia permanente sempre durante tutto il percorso della tua vita, affinché da questo momento in poi quello che chiedi al Padre, nel nome di Gesù, egli te lo dà. Ho detto che c'è velata la salvezza in questo capitolo. Guardiamo nel verso 18. Saul si avvicinò a Samuele, avvicinati al Signore. Entrò alla porta della città e gli disse: Indicami, ti prego, dove sia la casa del veggente? <ride> Saul non lo conosceva. È facile che tu non conosci il Signore. Ma se in questo momento apri il cuore a Lui, è Lui che ti parla in questo momento, proprio come questo incontro. Pensa un attimo. Quando incontra Saul proprio in mezzo alla porta della città perché doveva andare sulla parte alta per il sacrificio che doveva benedire, Saul dice a Samuele, ti prego dimmi dov'è il veggente? Era lui? È il Signore che ti parla adesso. Vedi come crea le coincidenze il Signore quando si vuole servire di te? Però è chiaro che tu devi essere predisposto, Saul. Era predisposto di andare, di seguire. Questo è importante nella vita di un credente, di voler seguire la casa di Samuele. Chiese, dove è la casa di Samuele? A Samuele, lui cercava Samuele. Rileggiamo questo verso, perché Dio crea delle coincidenze che ci fanno sorridere. Sorridi che Gesù ti ama. Saul si avvicinò a Samuele, entro la porta della città, e gli disse Indicami, ti prego, dove sia la casa del Veggente. Saul chiede a Samuele, dov'è la casa tua? Signore, grazie. La casa di Samuele la chiede a Samuele. Gesù ti invita alla sua mensa. Infatti, nel verso 19 leggiamo che cosa, guardiamo, che incontri meravigliosi che fa il Signore. Samuele rispose a Saul, sono io, precedimi verso l'alto luogo e oggi mangerete con me, poi domani mattina ti lascerò partire e ti dirò tutto quello che hai nel cuore. Alleluia, con te. Non è Samuele che ti parla oggi, è il Signore stesso che ti sta invitando, non devi cercare altrove. Alza lo sguardo del tuo cuore verso di Lui, egli ti vuole far cenare con Lui. Lui sa che tu hai un cammino lungo, come disse... Con Elia l'angelo, oggi il Signore non ti sta mandando Samuele, non ti manda un angelo come fece con Elia, ma è lui stesso presente dove sei tu. Se gli apri il cuore, lui cambia la tua vita. Oggi, adesso, mentre stai ascoltando la parola del Signore, non fa come fece con Elia. In primo Re 19, 7 e 8, lo dice a te: il Signore tornò una seconda volta, l'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse alzati e mangia perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve e per la forza che quel cibo gli aveva dato camminò 40 giorni e 40 notti fino ad Oreb, il monte di Dio. Non ti preoccupare più delle asine, non ti preoccupare come farai, non ti preoccupare dei tuoi bisogni. Pensa di ricevere Cristo nella tua vita, perché lui risponde a tutti i tuoi bisogni. Guardiamo nel verso 20, che la parola del Signore è meravigliosa, è fresca, è unta. Quando alle asine smarrite tre giorni fa, non dartene pensiero, perché sono state ritrovate. Per chi e quanto c'è di meglio in Israele, non è forse per te e per tutta la casa di tuo padre? Quando siamo intenti e seguiamo il Signore, cambia tutto. Tutto? È pronto? Nel verso 23 leggiamo. Il Signore ti vuole nutrire di un pane diverso, di un cibo diverso. Samuele disse al cuoco: porta qua la porzione che ti ho data, dicendo: tirila da parte vicino a te. Che bello. Di tutto questo Saul non sapeva niente. Di tutto questo non lo sai neppure tu, ma adesso il Signore ti fa comprendere perché queste immagini sono le immagini della chiamata di Dio che rivolge a te, sorella, a te, fratello, per dire che Egli ha un cibo speciale per te, già riservato, messo da parte per te e personale. C'è il tuo nome vicino, gloria sia resa a Dio. Qui è proprio come successe in Luca 15, 22 e 23, il Padre Celeste che si rivolge a te. Il Padre dice ai servi, presto portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate qui il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Il primo Samuele 9,3 lui era andato per cercare le asine, ma il Signore aveva un progetto speciale. Questa mattina il Signore ti ha preso dove sei e ti sta parlando. Lui ha un progetto speciale per te. Tu ti aspettavi una parola questa mattina, questa è la parola per te. Lui ha preparato cose speciali, ma tu devi inseguire con la stessa attenzione che leggi in questo passo. Vai a rileggere, primo Samuele 9, e guarda come il Signore ti parla. A Dio sia la gloria. Come abbiamo detto, dal, in questo capitolo fino al verso 27, Saulo era andato per cercare le asine, fino al verso 27 c'è il nostro c'è il messaggio della nostra salvezza ma sul cammino c'era un uomo di Dio l'uomo di Dio sono io che ti parlo da parte di Dio ma Dio è dove sei tu Cristo vuole operare dove sei segui il tracciato non devi seguire me devi seguire lui apri il cuore e parla con lui perché lui ti vuole cibare. Il Signore ti vuole dire chi sarai. Sarai il Re di Israele. Il Signore fa di tutto per farti essere chi devi essere in lui. Signore aiutaci. Noi dobbiamo essere in Cristo, lì cambia tutto. Leggiamo nel capitolo 10, verso 6 come le cose cambiano quando noi seguiamo il Signore, lo Spirito del Signore ti investirà, e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. O oh, sciacchamar, massata. Sii fedele nelle piccole cose. Comincia. A mettere attenzione come puoi rispondere agli impulsi che lo Spirito Santo dà al tuo cuore, perché il Signore si vuole servire di te, ma devi cominciare a fare i piccoli passi di ubbidienza. In Luca capitolo 16 verso 10 dice così, leggi insieme con me. Luca 10, Luca 16, 10. Signore aiutaci. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Comincia ad essere fedele nelle piccole cose perché anche lui seguiva dettagliatamente. Guardiamo come seguiva Saul. Leggiamo il verso 7 del capitolo 10. Così dobbiamo imparare ad essere seguitori, facitori della parola. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Fare come Dio dice non è un'opzione, ma è un ordine. Se noi vogliamo essere strumenti nelle mani di Dio, fare quello che Dio dice nella sua parola e poi lo mette nel nostro cuore, non è un'opzione, se lo faccio o non lo faccio, no, è un ordine. Con Giosuè che aveva un grande compito davanti di liberare, di portare il popolo nella terra promessa, Dio cominciò dal verso 5 del capitolo 1 di Giosuè e lo incoraggiava, lo incoraggiava, ma quando arrivò al verso 9 disse questo è un comandamento che io ti do. Leggiamo Giosuè 1. Non te lo io comandato, lo aveva detto prima e oggi lo comanda a te. Sii forte e coraggioso, sii forte e coraggiosa, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore il tuo Dio sarà con te dovunque tu andrai. Cosa dice in primo Samuele 17? Quando il Signore ci chiama, noi dobbiamo cominciare ad essere ubbidienti a ciò che dice la sua parola. E allora essere fedeli nelle piccole cose saremo fedeli anche nelle grandi. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare perché Dio è con te. Saul era bello e cresciuto fuori, ma ora doveva crescere dentro. E qui ci pensa Dio. Quando noi cominciamo ad essere fedeli alla sua parola, e facciamo quello che lui dice, come fecero i discepoli. Quando i discepoli Gesù stava per lasciarli disse, aspettate in Gerusalemme finché ricevete la potenza dall'alto. Gloria al Signore. Loro così fecero e il Signore li potenziò. Così succede a te se tu sei obbediente alla voce del Signore che ti sta parlando. Samuele e Saul cominciò ad essere attento a co cosa doveva fare, seguiva alla lettera quello che gli era stato detto, era fedele nelle piccole cose. Leggiamo nel verso 9 cosa dice. Non appena egli ebbe voltato le spalle per separarsi da Samuele, Dio gli cambiò il cuore e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Molti credenti si aspettano le risposte di Dio ma non danno le loro risposte a Dio. Se vuoi che le risposte di Dio si adempiano nella tua vita, devi fare quello che dice Saul aveva cominciato ad essere disciplinato nel fare le cose che Samuele diceva e Dio faceva quello che aveva detto. Il Signore ti ha parlato questa mattina, tu cominci a fare quello che ti ha fatto comprendere e lui farà quello che dice. Leggiamo il verso 9. Dio è fedele. Non appena egli ebbe voltato le spalle per dire: Arrivederci, Samuele, me ne vado. Ho capito bene. Dio gli cambiò il cuore. E tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Alleluia. Per noi, che siamo nel Nuovo Testamento, la nuova nascita, la rinascita, il cambiamento del cuore, Ormai ne parliamo tutti i giorni. Come l'aveva anticipato Ezechiele nel capitolo 36 verso 26, il Signore mette dentro di te un cuore nuovo e uno spirito nuovo e vedrai come il Signore completa l'opera sua nella tua vita. Ti darò un cuore nuovo e metterò dentro di te uno spirito nuovo. Toglierò dal tuo corpo il cuore di pietra e ti darò un cuore di carne. Leggiamo il verso 27. Quanto sei grande, Signore, metterò dentro di te il mio spirito e farò in modo che cammini secondo le mie leggi e osservi e metti in pratica le mie prescrizioni. Da soli non ce la facciamo, ma la nostra obbedienza permette a Dio di operare dentro di noi. La nostra obbedienza vuol dire che noi siamo desiderosi che si compia il piano di Dio nella nostra vita. Se non lo mettiamo in pratica, vuol dire che non siamo interessati che l'opera di Dio si compia nella nostra vita. Molti vanno per i fatti loro e si aspettano che Dio compia le opere sue nella loro vita. Ma se tu vai in un'altra direzione, come vuoi che si compiano? Questo è un esempio che il Signore ti ha dato questa mattina. Cominci a seguire ciò che dice il Signore e come ti mette nel cuore le cose che devi seguire. Sii predisposta, si predisposto a dire sì, Signore, e Lui opera. Lo vediamo sempre. Il Signore fa così. Nel Nuovo Testamento è pieno perché questa, questa facoltà. Era per pochi nell'Antico Testamento, profeti era qualcuno, persone speciali. Nel Nuovo Testamento, invece, tutti possiamo beneficiare, come dice negli Atti degli Apostoli: verserò il mio spirito anche sui miei servi e sulle mie serve. Tutti possiamo essere benedetti dalla potenza. E dalla guida dello Spirito Santo. Diamo un'occasione a Dio, dai un'occasione a Dio. Mentre il Signore ti parla, non andare di fretta, resta ancora un poco dopo che abbiamo chiuso e parla direttamente col Signore, digli Signore: fammi comprendere il prossimo passo che devo fare, ti voglio seguire, Signore Gesù. Io ho bisogno prima di tutto di te e poi tutto il resto. Non si parla più di asine, si parla di progetti più alti, perché Dio cambia tutto. Vogliamo ringraziare il Signore, preghiamo. Signore, ti presento la sorella, il fratello, l'amico, l'amica, chi per la prima volta si è imbattuto in questo messaggio che lo Spirito Santo già ha già toccato il suo cuore. Ti prego, Signore, continua a parlare. Spirito Santo di Dio, completa ciò che devi dire al suo cuore, perché possa piegarsi a fare la tua volontà. Te lo chiediamo insieme, oh Dio, nel nome di Gesù. Amen. 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 Prendi nota dove abbiamo letto. Vai a leggere quei versi che ti hanno parlato così. Lo Spirito Santo ti dà nuova luce e puoi camminare oggi e poi domani ci pensa a Dio ancora. Saul era bello, giovane e bello, non c'era un altro come lui. Tu puoi essere bello o meno bella, ma davanti a Dio siamo tutti belli perché ci ha fatto Lui e puoi adempiere al piano della sua volontà. Fai una foto sulla televisione perché ricordarli tutti devi leggere il capitolo 9 del Primo Samuele 9. Leggilo tutto così, lo Spirito Santo parla direttamente al tuo cuore, è una porzione del 10. Primo Samuele 9,2, secondo 2 Corinzi 10,10, 10, atti 17, 18, 9, 7 8. 1 Samuele 9, 3, 9, 6 e 7, 9, 11 e 12, Giovanni 3, 14, Primo Samuele 9, 12, Giovanni 14, 6, Primo Samuele 9, 13 a 15, Luca 4, 18, Atti 10, 38, Primo Samuele 9, 16, Primo Timoteo 5, 15, Primo Samuele 9, 17. Giovanni 15 16, Primo Samuele 9 18 19, Primo Samuele 19 7 8, Primo Re 19 7 8, Samuele 9 20, Primo Samuele 9 23, Luca 15 22 23, Primo Samuele 9 27, Primo Samuele 10 6 10 10 10 7, Giosuè 1 9, Primo Samuele 10 9 Ezechiele 36, 26 e 27, ci manca un verso Luca 4, 18. Va bene, ormai è saltato. Ebbene, Dio piacendo, ci vediamo qui. Questa sera per il culto di adorazione alle ore 20 Dio ti benedica o oh, ti voglio benedire, Signore, ti prego, benedici questa sorella, benedici questo fratello, benedici quest'amico, questa amica, colui, con lei che si è trovato la prima volta con un impatto particolare nella tua parola. Signore, fatti conoscere, parla al suo cuore, benedicila, benedicilo, benedici tutti coloro che riascolteranno questo messaggio ovunque arriva in tutto il mondo, che sia accompagnato dalla tua divina potenza, Spirito Santo di Dio, per portare anime a te. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Ebbene, ci vediamo stasera. Pace, buona giornata.